C'è un'Italia che è una giungla, dove si combatte per la sopravvivenza con l'annullamento di ogni sensibilità umana. Brutale indifferenza davanti al dolore altrui. È l'indifferenza, il male dilagante di un paese incattivito dalla crisi economica, dove l'unica preoccupazione è la difesa di quel poco che ci appartiene. È il paese dell'indifferenza, quello in cui nessuno, se non un immigrato africano, cerca di fermare uno scippatore a Napoli dopo l'aggressione a una donna. È il paese dell'indifferenza, quello in cui un camorrista può uccidere sulla soglia di un bar nella totale normalità. Che razza di paese è quello in cui si continua a bere il caffè al tavolino di un bar mentre a pochi metri giace il cadavere di un clochard morto di freddo? È una giungla e non un paese civile, quello in cui un uomo può morire su una scalinata e rimanere adagiato per 5 ore senza che nessuno se ne preoccupi. È il regno della più abietta indifferenza, quello in cui si viene abbandonati su un marciapiede dopo essere stati aggrediti alla fermata del bus. È un paese allo sbando, quello in cui un'infermiera finisce in coma dopo essere stata colpita al volto per una lite alla biglietteria della stazione. Indifferenza, indifferenza e ancora indifferenza. Eppure la legge della giungla non vale per tutti in Italia. Mentre l'imperativo della sopraffazione dilaga nel paese reale, c'è un luogo dorato, isolato dal resto, che nel 2013 ha speso 1,054 miliardi di euro. È la Camera dei Deputati. Gli onorevoli, tra una voce e l'altra, hanno diritto a 12.000 euro netti al mese. Parlano di tagli e risparmi, ma la verità è che sebbene la Camera abbia rinunciato a 50 milioni, se ne è presi 40, attingendo dal fondo di solidarietà fra gli onorevoli. Sui soldi nessuna rinuncia. E chi se ne frega della crisi in quel di Palazzo Madama? Il Senato, in occasione della discussione del bilancio 2013, ha bocciato la proposta di riduzione delle indennità dei senatori, l'abolizione assegno di fine mandato, la riduzione del 50% delle spese di rappresentanza e la riduzione degli stipendi dei dipendenti della Camera Alta. La febbre dell'oro non si placa certo a livello regionale, dove il guadagno medio di un consigliere è di 11.000 euro. Una cifra che è destinata a crescere in Sicilia, fino a 18.000 euro mensili, in nome dell'autonomia dell'ente. Attenzione, non chiamateli consiglieri, potrebbero offendersi. I siciliani sono onorevoli a tutti gli effetti. L'appetito vien mangiando, si dice. E allora via di coltello e forchetta. La voracità non ha limiti, se si considera che un magistrato raggiunge guadagni fino a 16.700 euro per un primo presidente di Cassazione. E guai a provare una sforbiciata. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il blocco dei loro stipendi. Menefreghismo, corporativismo, ma sì, chiamiamolo anche classismo di Stato. Mentre le famiglie fanno i conti tra le rate del finanziamento dell'auto, il costo stellare del carburante e l'inefficienza cronica dei mezzi pubblici, sulle strade di questa scellerata giungla che chiamiamo Italia, viaggiano delle auto blu che nel 2012 sono costate più di 1 miliardo di euro. Quello che rimane è una lotta tra poveri per aggiudicarsi solo qualche briciola. Come è accaduto a Villabate, nel Palermitano, dove un imprenditore ha denunciato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che gli aveva chiesto una mazzetta da 3.000 euro per cancellare presunte irregolarità. Ora lunedì vi faccio avere tutta la razione dei 500 euro, lo tiamo qui, e le auto che lo volontà fare, è giusto che si possa. Sì, è giusto che... Perché ci sono rosa, poi non proprio io parlare. Io penso che io gli pago. Ci sentiamo lunedì, lei mi chiama lunedì, io ti spero, quando è c'è niente, ma non sarà così. Va bene, arrivederci. Una buona giornata di nuovo.